Thank you.
Marco Pirri, ecco qua! Col suo 102, è vicino, guarda un po' chi è arrivato. Allora, due mattatori dell'S4 e dell'S3. Ditemi un po' come è andata la gara, comincia Francesco, dai! È stata una bella gara, per me è la prima volta che vengo qua a questo percorso. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo migliorato match dopo match. L'ultima, come è andata? Sicuramente non è un percorso facile da interpretare. No. Mentre di fianco a te c'è uno che ci gioca in questo percorso. Ci divertiamo. Allora, l'importante è essere arrivati qua. Questo è importante. Bruno, vieni qua, è arrivato un altro pallare, vieni dopo qua. Dopo della gara tutti amici, nella gara tutti rivali. Assolutamente sì, quando sono basso. È stato pure per me una bella gara, un bel tempo. L'ultima match ho abbassato qualche altro secondo, prendendo qualche rischio, cercando di buttare forse la mano. Siamo qua, dai. Bene, bene. Bruno, allora, di nuovo su una macchina, non la tua ancora, però stai testando, ti stai divertendo. Sì. Per poco, sì. Vabbè, dai, cosa vuoi dirmi? Dai, dite. Tutto a posto, ho fatto allora bella manche. Mi sono adattato alla macchina. Nonostante non è mia, mi devo adattare per passarmi un po' di tempo per allenarmi. Ecco, bravo, bravo. Attenzione, si sta allenando in arrivo della sua macchina. Ciao Bruno! Ciao Francesco! Classe S4! C'ha sulle spalle il peso di due campionati italiani da difendere e non manca mai di dimostrarci che ha la forza mentale per sostenere qualunque sfida. Col numero 32, re della classe S4, Agostino Fallara! Bruno Fallara ha pagato per far fischiare suo fratello, l'ho visto io. Gli ha dato 20 euro per fischiare suo fratello. Il nemico ce l'ha in casa, stai attento. E quando torna sa che poi dovrà fare la strada all'inverso, piacevolmente all'inverso ancora una volta. Vince il gruppo S, ancora lui, sempre lui, Agostino Fallara. Questi applausi mosci, signori. Perché questi applausi mosci che poi nel video ci criticano quelli di fuori? Il dottore Denisi è già in zone lacrime a laghetti, quindi gli occhiali ci stanno. Il numero 19, Domenico Tramontana, set neri andato, devi tornare, eccolo qui. Domani è lunga la lista dei caffè da pagare. Domani ci sarà la fila a pettimelle, signori. Nono agli scacchi, il numero 33, Carmelo Francesco Pirri. Ottava posizione per Nicola Almirante Paola. Posto 7 assoluto per il numero 5, Sergio Bertolami. Sesta posizione assoluta per il numero 32, Agostino Fallara. Subito a ridosso delle Sport, il filotto delle Barchette lo inaugura il quinto assoluto di giornata. Numero 4 sulla fiaccata, Carmelo Barbaro. Applausi signori, sono le ultime curve. Quarto classificato, il numero 2, Domenico Chirico. E andiamo al podio finale di questa splendida sesta edizione dello slalom di Gambarie. Terzo agli scacchi, il numero 9, Antonino Branca. Gloria B5. E due single side 1150. Una prova generosa che gli ha fruttato un ottimo secondo posto assoluto, Gaetano Rechichi. È andato a far visita agli amici calabresi e si è presa la coppa con l'ombra più lunga. Vince il sesto slalom di Gambarie, trofeo italiano zona sud, il numero 1, Giovanni Greco.
rimanete tutti così. Foto, fateci foto, così poi le usiamo. Grazie.